Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi il 30 gennaio. E veniamo adesso a parlarvi di una delle coppie più iconiche del Grande Fratello, che sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Se ricordate quando entrarono dentro la casa, lei era ancora fidanzata con Francesco Monte, mentre lui all'inizio sembrava che fosse più che altro interessata a Ivana Mrazova. Il grande amore scoppiò solo in un secondo momento e se ricordate bene ci fu anche la scenetta dell'armadio. E adesso dopo 6 anni da quel fortunato incontro Ignazio e Cecilia hanno deciso di convolare a giuste nozze e di questo dichiara che... Di solito se ne occupa la sposa, ma non sono molto organizzata, sono argentina, vivo giorno per giorno. Quando Ignazio mi ha detto questo, è compito tuo, gli ho risposto sei sicuro? Poi, quando ha visto che non partivo, è intervenuto, lui organizza e io decido i dettagli. Alcuni compiti ce li siamo divisi, il menù, ad esempio, è andato a provarlo lui. Perché, lo stesso giorno, dovevo provare l'abito. Anche la data delle nozze è già stata scelta e precisamente il 30 giugno, infatti, lei dice che... Ci sposiamo il 30 giugno. La sera del giorno prima faremo una cena intima con le nostre famiglie, visto che al matrimonio saremo in 200. Miei testimoni saranno mio fratello, Jeremias, e il mio miglior amico. I testimoni di Ignazio saranno suo fratello e sua sorella. Belen sarà la damigella d'onore e Santiago porterà gli anelli. Lui è il mio primo nipote, il primo amore, ed è emozionato, gli piace lo zio Nacho, e gli piacciamo come coppia. Gli altri nipoti entreranno prima di tutti e poi ci saranno le damigelle. Oltre a mia sorella c'è mia cognata, che è la fidanzata di Jeremias, e due amiche che vengono dell'Argentina. Ho voluto coinvolgere tutti. Abbiamo scelto la Toscana, un borgo in collina a 20 minuti da Firenze. Tempo fa io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio per promuovere la Maremma, una zona che non conoscevo, e ci siamo trovati benissimo. La cosa più bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell'Argentina rappresenta l'unione dei nostri due mondi. E precisa la stessa Cecilia Rodriguez in merito al modo in cui Moser l'ha chiesta in moglie. Non mi aspettavo che me lo chiedesse. Avevo paura che lo facesse alla festa per i suoi 30 anni, davanti a tutti, ma non l'ha fatto. Pensavo che lo facesse al mio compleanno, ma non l'ha fatto. Poi, lo scorso ottobre, siamo andati a San Luis, sopra Merano, per festeggiare il nostro anniversario. Non vedevo indizi, di solito gli uomini si fanno scoprire. Invece niente per tutta la vacanza. L'ultima sera sono andata a fare un massaggio e lui mi ha detto, ti vengo a prendere, è buio, devi attraversare un bosco, aspettami che arrivo. In realtà voleva tenermi impegnata mentre altre persone stavano addobbando la stanza, riempiendola di candele. Quando siamo entrati c'era una bellissima atmosfera, Ignazio si è messo in ginocchio e io ho detto, no, ti prego. Mi sono messa a piangere, non riuscivo a dire una parola. Avevo bisogno di realizzare, e lui mi diceva, a luglio ci sposiamo, va bene? Ma perché piangi? È un sì o un no? Eravamo lì da soli, con i nostri cani, era un momento molto romantico perché lui è un ragazzo dolce. Io ho detto, sì. Mentre lui dice sempre su come le ha chiesto la mano che... È stata una sorpresa perché ne parlavamo, ma non arrivava il momento. Quando ho organizzato la festa per i miei 30 anni, tutti le dicevano, vedrai che te lo chiede. Ho tenuto duro, ho lasciato cadere la cosa perché non volevo farlo davanti a tutti. Ho scelto questo
Viaggio perché era il nostro anniversario, eravamo soli con i nostri. Cani, Ercole e Aspirina, che sono come figli per noi, sono i nostri. Bambini. Vorremmo dei figli, mi sento papà prima che marito e lei sarà. Una mamma stupenda perché è una cosa che ha dentro, le piace. Prendersi cura degli altri ed è una delle cose che mi hanno fatto. Innamorare di lei. Ma, finché non arrivano, volevo che sapesse che vorrò stare sempre con lei, questo è il primo passo. Pensavo che avrebbe detto di sì, ma non rispondeva, e allora le ho detto, ma è un sì. O un no. Poi la stessa Cecilia Rodriguez è tornata a parlare dell'inizio della loro storia d'amore dentro il Grande Fratello e ha svelato che... Ma quale storiella? Quando l'ho visto ero fidanzata e mi è preso un... colpo. Da quando sono arrivata in Italia non ho mai fatto colpi di testa. Ma, quando l'ho visto, sono andata in confusione. Ho sempre detto che... l'uomo della mia vita doveva farmi questo effetto, e cioè lo vedevo e... dicevo, oddio che bello. Non mi era mai capitato. Ero con Veronica Angeloni, e le ho detto, andiamo ad accoglierlo, portiamogli un... bicchiere di vino. Avevo capito che mi piaceva troppo, che c'era qualcosa di particolare, dicevo sì, lo voglio, e di notte pensavo alle strategie per avvicinarmi. Nella mia testa era impossibile lasciare il mio fidanzato, non riuscivo a uscire da quella storia. Un giorno ho guardato Ignazio e gli ho detto, fidati, ti innamorerai di me. Non ridere, perché è così. Gliel'ho detto con il cuore, non pensavo di essere il suo tipo. Lui era molto distante da me e mi sono detta, o gli piaccio troppo o no. Gli interesso. Con le altre ragazze aveva confidenza, come era distaccato. Poi mio fratello, vedendo che ero presa da Ignazio, ci ha detto che dovevamo allontanarci perché ero fidanzata e Ignazio ci è rimasto male, così ho capito che gli piacevo. La mia anima si è messa in pace, ho lasciato il mio fidanzato e poi ho baciato Ignazio. Cecilia Rodriguez svela anche che nella loro storia ci sono stati alti e bassi, infatti dice che siamo molto diversi, e questa cosa, se da un lato ci rende complementari, dall'altro ci fa scontrare. Lui è molto espansivo, io sono gelosa, quello che è mio è mio. Quando ho preso consapevolezza di me e ho detto valgo, mi è passato tutto, ma ho avuto sempre paura. Perché lui mi piace troppo e questa cosa mi ha reso insicura. Può arrivare una più bella e me lo porta via, pensavo. Siamo cresciuti. Siamo maturati, Ignazio aveva 25 anni quando è entrato in questo mondo così diverso dal suo, un mondo di festa. Lui faceva lo sportivo. Veniva da anni di sacrifici, temevo che sarebbe stato spaesato. Lo stavo bene a Milano, conosco il mio lavoro, mi sono tenuta fuori dalle amicizie interessate, conoscevo i pericoli prima di lui, e questo, a volte, ci ha fatto litigare. Per lui era tutto da scoprire, è curioso, era un fiore che sbocciava. Gli ho detto, vedrai un mondo nuovo. Saranno tutte matte per te, esci, fatti un bel giro e poi vieni da me, io ti aspetto. Mi fidavo di lui, ma una relazione dipende da tante cose, quando sei conosciuto è come se tutti volessero dimostrare che ce la possono fare a portarti via quello che è tuo. Lui mi ha risposto, ho già fatto troppi giri in passato, non mi muovo da qui.